Quanti uomini hanno scelto di esaltare la femminilità? In queste giornate particolari scopriremo un fotografo italiano celebrato dalla sua città natale, tornato da Parigi, ricco di gloria e onore per la sua professione. Ma prima di tutto riscopriremo una rivista che la Chiesa ha deciso di dedicare alle donne. Vita consacrata, resilienza e preghiera. Questo termine resilienza ormai non stupisce più, significa capacità di adattarsi alle situazioni e di resistere anche qualora le condizioni siano quasi estreme. Ecco Donne Chiesa Mondo, la rivista mensile dell'Osservatore Romano che è arrivata già al numero 85 e che appunto è nata proprio per dare più voce alle donne, o meglio, per riscoprire il grande valore del carisma femminile, su cui naturalmente hanno scritto ad esempio santi come Giovanni Paolo II, ma soprattutto su cui conta la Chiesa attraverso le parrocchie, le diocesi. Vocazioni in calo, lavoro, abusi, ora per le suore il burnout, la sindrome da stress. L'Unione Superiore Generali si attiva e istituisce una commissione mista. Intanto in un monastero al centro di Roma, questa monaca e le consorelle parlano di un prodotto interno lordo speciale, quello dell'anima. Qui si parla del monastero dei Santi Quattro Coronati, la suora si chiama Fulvia, ma noi andiamo invece a una parte di intervista a una figura straordinariamente importante per quello che racconta. Dal suo osservatorio di vita consacrata, quindi di preghiera intensa ma anche di azione a favore degli altri. Eccola qui, si tratta della domenicana Anne Lecu, medico nel più grande carcere d'Europa. Alle giovani dico: non fatevi clonare. L'intervista arriva da lontano, ma noi vogliamo scegliere appunto dei passaggi che sono tutti casualmente in chiusura di intervista, in cui si parla di quello che di più forse oggi ci preoccupa proprio come persone che sono dentro la Chiesa. Sentiamo. Ci spiega per quale motivo c'è il calo delle vocazioni religiose femminili. C'è una dispersione delle forze vive legata alla molteplicità degli istituti che non conferisce lo stesso dinamismo né la stessa attrattiva che hanno gli istituti maschili, per esempio. Le grandi famiglie religiose sono indubbiamente destinate a durare, ma penso che non sia così indispensabile avere una tale molteplicità di congregazioni femminili legate a queste grandi famiglie. E poi ancora, che insegnamenti possiamo trarre dalla storia e soprattutto riguardo al futuro della vita consacrata? La vita religiosa sin dalle sue origini, ricorda Anne Lecu, questa monaca domenicana, è un mettersi da parte. La figura emblematica è per me Sant'Antonio che s'addentra nel deserto. Stando da parte è al centro, quindi come vedete ancora una volta quando si parla al femminile, quando parlano le donne, coinvolgono sempre anche l'altra metà del cielo. Sicuramente non c'è la convenzio ad excludendum che invece nella storia è stata spesso agganciata a ruoli importanti, quindi questo modo così importante e inclusivo di vivere e di manifestare i propri carismi, le proprie qualità, non può che essere confermato ed esaltato all'interno della Chiesa dallo Spirito Santo. Poi l'ultima domanda: che cosa direbbe a una giovane che vuole abbracciare la vita religiosa? Vieni e vedi. Ma conserva il tuo spirito critico. Stai attenta perché ci sono comunità
devianti. E non è ad esempio per la presenza di molte giovani che la vita nella Chiesa è vissuta. A volte dietro la facciata sgargiante di certe comunità si nascondono abusi di potere. Il criterio decisivo è come gli istituti consentono di sviluppare la libertà interiore. Dobbiamo controllare affinché le comunità non pratichino la clonazione, affinché ci siano diversità di opinioni, modi differenti di comprendere la fede e anche di conflitti ideologici, perché è questo che consente di sapere se all'interno della comunità c'è libertà di pensiero. Di nuovo un grazie, non c'è che da dirlo, a chi coltiva la capacità di comunicare a tutto il mondo, a chi ha orecchie per ascoltare, o una piccola parte del profumo di vite dedite appunto agli altri, ma anche a avere un'esistenza completa, insomma a rispondere e non seppellire quei talenti che il Signore ci dona. A proposito di luoghi molto speciali, c'è anche uno spazio oggi per un posto dove possiamo andare semplicemente in visita, poi guarderemo meglio la copertina di questo numero di Credere. Intanto vediamo l'abbazia dove soggiornò Carlo Magno, Santa Maria di Farfa. Naturalmente potremmo anche qui parlare di persone dedite al Signore, ma l'abbiamo scelta anche proprio nel taglio che dà Lorenzo Nicolino. Nel Medioevo, grazie alla protezione degli imperatori, era uno dei più ricchi monasteri d'Italia. Oggi resta la ricca biblioteca e una piccola comunità che porta avanti la spiritualità di San Benedetto. Dunque non dimentichiamo Santa Maria di Farfa proprio come itinerario, anzi vado subito avanti a mostrarvi dove si trova. Siamo nel cuore del Lazio. Ovviamente ci sono delle feste religiose appunto particolari, troviamo tutto anche al sito e nel frattempo ritorniamo all'articolo. Non mancano le suggestioni delle immagini, naturalmente. Ci fu un tempo in cui Carlo Magno scelse di soggiornare qui, prima di essere incoronato imperatore del Sacro Romano Impero nella notte di Natale dell'anno 800. Perché andiamo così indietro? Perché l'Europa, e purtroppo sappiamo bene che una battaglia l'abbiamo persa perché le radici cristiane non sono state citate nella carta fondante dell'Unione Europea, però appunto è proprio l'Europa che è nata attraverso queste vicende, tutte cristiane, tutte nel segno di volontà di migliorare l'umanità stessa, comunque in cammino in quei secoli, voluta dalla Madonna. La fondazione di Farfa è attribuita a San Lorenzo Siro, vescovo di Forum Novum, l'attuale Vescovio, siamo nel VI secolo, che pose la prima pietra di un complesso sacro dedicato alla Vergine. Presto arrivarono le devastazioni dell'invasione longobarda, poi la ricostruzione. Secondo la tradizione, la Vergine incoraggiò questo monaco dell'ordine di San Colombano a cercare i resti del suo santuario in Sabina. L'avrebbe riconosciuto perché circondato da tre cipressi. Indovinate, già ci avrete anzi pensato, naturalmente quei cipressi ci sono ancora e sono proprio il simbolo, potremmo dire un logo naturale, stilizzato di questo bel posto, un posto dove c'è grande spazio, l'abbiamo detto, per la cultura, come è naturale che sia quando si parla di queste pietre che hanno costruito l'Europa, non solo dal punto di vista spirituale. E i saccheggiatori avevano avuto negli anni un occhio di riguardo proprio per il patrimonio dell'abbazia, preservando la biblioteca che da subito arrivò a più di 60.000 manoscritti.
santi. Ma oggi che cosa possiamo citare tra le frasi che ha raccontato, con cui ha raccontato la sua vita e la vita dell'abbazia padre Eugenio, che è anche conservatore della biblioteca, oltre che presidente di una fondazione che aiuta i bambini in difficoltà? Il priore dice: non possiamo certo solo considerare i numeri, per noi l'essenziale risiede nel servizio di preghiera e accoglienza del pellegrino. Nel sud-est asiatico abbiamo costituito una comunità per i novizi e i sacerdoti del posto grazie alla presenza di uno dei monaci più dinamici del nostro gruppo, Don Massimo Lapponi. E quindi di nuovo italiani che danno veramente lustro alla nostra terra, alla nostra patria. Questo forse con la naturale disposizione a considerare la Chiesa come cattolica, cioè universale, noi lo lasciamo a volte da parte, cioè l'elemento appunto del sentirci ricchissimi perché ancora il nostro tessuto sociale, il nostro tessuto ecclesiale dà appunto tante vite che creano il bene per gli altri, ma ogni tanto ritorniamoci a notare quello che ci sembra del tutto ovvio. La bellezza che avvicina a Dio, leggo un po' anche questa didascalia all'interno della Chiesa, ricostruita evidentemente dall'ennesima distruzione alla fine del 1400, è decorata con affreschi tardo-rinascimentali. Bello il soffitto a cassettoni dorati, dietro l'altare l'ampia abside con finestroni gotici e gli stalli in legno del coro dei monaci. All'esterno abbiamo visto una sobria facciata, mentre nella controfacciata si ammira l'affresco del Giudizio Universale, un'opera cinquecentesca, ma naturalmente di Giudizio Universale cinquecentesco tutti ne conosciamo uno che vale mille. La copertina con James Bond è davvero uno scherzo irresistibile questa volta. Il volto, anzi lo scatto in bianco e nero che nasconde un po' il volto maschio di Daniel Craig. Per quale motivo vale la pena di soffermarci, sia pure poco, su questo personaggio, quello di 007? Proprio perché in controluce vi troviamo la capacità di dimenticare forse gli stereotipi proprio quando ci si immerge in una vera e propria fiaba, ormai un racconto quasi mitologico, pur essendo nato dalla penna di Ian Fleming pochi decenni fa. Certo, come argomento del giorno potremmo dire che è già stato escluso da chi produce questi blockbuster, questi film che sono davvero straordinariamente seguiti dal mondo intero e attesi dal mondo intero, in questo caso fino al 9 aprile. Ecco, chi produce, la famiglia Broccoli, ha già escluso che ci sarà uno 007 donna. Ma che cosa dice Daniel Craig a chi lo accusa in fondo anche di stereotipare, di continuare contro quasi una lettura giusta e contemporanea appunto della donna? Mi piace pensare che non posso e non devo scusarmi a nome di James Bond per il mucchio di difetti che ha, specialmente nelle relazioni con le donne. Ma nei miei 15 anni, infatti Daniel Craig ha soltanto 5 episodi all'attivo, però nell'arco di 15 anni, in questi anni dunque qualcosa è successo. Nei miei film è capitato di vederlo innamorato, tradito, di vederlo soffrire. Prima non capitava. Tutte le donne entrate a far parte del cast, inoltre, non sono state scelte per la loro bellezza, ma perché si trattava di attrici bravissime. Chi sarebbero i nemici di Bond nel mondo di oggi? Ce ne sono tanti. Sono un grande fan della democrazia, ha funzionato per così tanto tempo e credo che funzionerà ancora in futuro. Abbiamo bisogno di buoni leader nel mondo, capaci di non tradire, non abbandonare gli amici. Qualunque leader politico si comporti in modo diverso è un potenziale nemico di James Bond. E dopo aver rivisto
ancora qualche immagine di pellicole precedenti, qualche didascalia in cui ritorniamo appunto a immergerci in fondo in una delle costruzioni più classiche della fiaba, cioè del distacco dai problemi di oggi, ma con una parabola che ricorda anche le vite di tutti, vogliamo anche dedicare un po' di tempo a Paolo Roversi, un ritorno a casa per questo grande fotografo di moda, protagonista di una mostra nella sua Ravenna. Peccato non aver conosciuto Fellini, dice. Usa i codici d'un lessico a me familiare, ne fa parte anche la nebbia, capace di rendere irreali i miei paesaggi dell'infanzia. È stato quasi un enfant prodige, Roversi, tra l'altro ha lo stesso cognome di un grande poeta del Novecento, ma da Parigi poi appunto è comunque rientrato in Italia. Intanto rivediamo qualcosa di celeberrimo che risale agli anni d'oro, potremmo dire, della fotografia di moda. Il suo primo studio lo aprì a Ravenna nel 1970, quindi parliamo di 50 anni fa. Parigi resta una città magica, vi nasce l'alta moda, Balenciaga, Chanel, Dior. E poi ancora Zedina Laia e Cava Cubo, le loro radici lungo la Senna, il che significa naturalmente che la moda appunto cambia spesso tutto per non cambiare nulla. E dunque un grazie anche a questo italiano che ha saputo illustrare al meglio la nostra patria nel suo lavoro e nella sua lunga professione, che naturalmente proseguirà, mentre per noi è il momento di andare un po' più lontano dai nostri confini nazionali. Infatti, attraverso un passaggio dell'Atlantico, scopriamo una donna, un'artista costaricana, Paula Sáenz Soto. Mi chiamo Paula Sáenz Soto. Sono costaricana e ho intrapreso quasi per caso, senza alcun preciso progetto, questa attività circa 6 anni fa. Evidentemente è Dio che aveva un progetto su di me, anche se io lo ignoravo. Tutto ebbe inizio con la Madonna della Medaglia Miracolosa durante il mese di maggio. Ho pensato di rappresentarla perché mio figlio, che è anche egli un miracolato, potesse condividerla con i suoi compagni dell'asilo nido. Allora, quando lui le distribuì, molti mi chiedevano perché non le davo anche a loro. Ritenni dunque che fosse una bella cosa che tutti volessero avere un'immagine della Madonna. A poco lo Spirito Santo mi andò illuminando. Io infatti gli chiedevo con insistenza che mi guidasse, affinché mi dedicassi all'arte sacra e così potessi evangelizzare le persone. Infatti, tanta gente che frequenta il mio laboratorio mi racconta testimonianze di fede e di grazie ottenute, talvolta anche dei loro dubbi. E tutto questo mi ha resa molto felice e mi ha arricchito in modo straordinario. Molti giungono qui in cerca di un distintivo o un piccolo oggetto con l'immagine della Madonna di Fatima o del Pilar. E infatti io ho fatto una promessa alla Madonna, che avrei regalato a tutte le persone che hanno fede e che sperano in lei un nastrino che rappresenta un lembo del suo mantello. Tante persone sono venute in cerca di questo segno e ciò mi ha riempito il cuore di gioia e mi ha spinto a continuare quest'opera. È davvero un cammino di fede straordinario attraverso il quale il Signore mi ha avvicinato di più a Lui. Lei è autodidatta o ha frequentato qualche corso di specializzazione in questa materia? No, non ho mai studiato arte sacra. Sono diplomata in disegno pubblicitario e ho lavorato lunghi anni per un giornale. Poi mi sono licenziata e ho cominciato a lavorare come freelance. E infine sono approdata quasi senza pensarci a questa attività. Per quanto riguarda l'arte sacra in sé, sono autodidatta, ma lo faccio con grande passione ed entusiasmo. Adoro in modo particolare l'iconografia. Ho frequentato per un certo tempo i carmelitani scalzi, imparando da loro a dipingere icone. Dipingere un'icona, infatti, non è un semplice disegno o pittura, ma diventa preghiera nel silenzio.
Ho imparato molto da loro. E questa è la mia sola formazione a livello di arte sacra. Il resto lo fa Dio. Può mostrarci alcune delle sue opere? Sì, la... Certo, volentieri. In modo particolare sono felice di aver realizzato questa croce della Santa Cena con Gesù che indossa i paramenti sacerdotali. Questa ispirazione mi è venuta visitando la chiesa di Santa Teresa del Bambino Gesù. A dire il vero, ho rappresentato Gesù sacerdote senza saperlo. È stato lui ad ispirarmi. Ho voluto utilizzare il colore rosso. Si vede che ce l'avevo già in mente, ma preferisco dire che è stato veramente lo Spirito Santo a guidarmi. Gesù è il sommo sacerdote dalle braccia aperte per accogliere gli apostoli durante l'ultima cena. E poi l'agnello che ha i piedi della croce, che ci dice che Gesù è il vero agnello che toglie i peccati del mondo e che si offre vittima per noi. E in alto lo Spirito Santo in forma di colomba. E poi Giovanni, che raccoglie il sangue sgorgato dal fianco aperto del Cristo addormentato sulla croce, e nel cuore l'ostia santa. Amo molto anche rappresentare la Sacra Famiglia di Nazareth, proprio in questo tempo in cui la famiglia è fatta segno di tanti attacchi. Ho anche una pagina web, attraverso cui ricevo tante richieste di preghiera e io mi sforzo di infondere in tutti la virtù della speranza. E questa sarebbe la corona di avvento? Sì, è proprio una corona di avvento con il carillon. Perché ho voluto realizzare una corona così solenne e sontuosa. Poiché il primo regalo offerto a Gesù Bambino dai Magi fu proprio l'oro. Sono voluta tornare alla tradizione perché, prima di tanti addobbi natalizi, che nulla hanno a che vedere con il Natale, c'è bisogno di riscoprire la natività. L'essenza del Natale, che è Gesù Bambino, Dio fattosi uomo per noi, e perché si torni così alla preghiera. In molti paesi, infatti, i veri simboli natalizi sono quasi scomparsi e la corona dell'Avvento è sconosciuta. Bisogna tornare alla preghiera, a ciò che è l'essenza del Natale. È necessario che la famiglia si raduni attorno alla corona dell'Avvento per pregare con fede. E il presepe deve tornare nelle nostre case. E questo Gesù con l'Eucaristia è bellissimo. Sì, è Gesù Nazareno che ho cercato di rappresentare in modo originale, non con la tradizionale canna in mano, ma con l'ostia santa, anch'essa segnata da una ferita e circondata da una corona di spine, perché l'Eucaristia è proprio lui, come segno che stava offrendo la sua vita per amore nostro. Questo qui è il Sacro Cuore? Sì, il Sacro Cuore. Sì, certo. Mi è stato particolarmente difficile realizzarlo. A dire il vero, nessuna opera è facile. Talvolta mi trovo a rifare i volti perfino 7 volte. In quest'opera ho cercato di mettere in rilievo dei particolari nascosti che solo un sacerdote o una signora sono riusciti a scorgere, mentre mio figlio di 13 anni li percepì subito. Mi piace sempre inserire particolari nascosti in modo che le persone li scoprano nella preghiera, nel silenzio, nella contemplazione. E ci sarebbe ancora tanto da raccontare a proposito di persone, e non solo donne naturalmente, che cercano la loro strada magari in un'attività artigianale oppure venendo proiettate nel mondo del lusso, o che cercano invece la strada, come abbiamo visto all'inizio, di trasformare il mondo con la preghiera e l'aiuto silenzioso ai più deboli. Di fatto, anche per questa puntata, siamo arrivati alla conclusione. Alla prossima!